I magici tre magi, alti sopra cammelli, cercano proprio te. I magici tre magi, avvolti in mantelli, cercano proprio te. I magici tre magi, coperti di gioielli, cercano proprio te. Tu stringi forte gli occhi e pensa, pensa un pensiero luminoso e vivo. Mandalo su come un fuoco d'artificio o un grido. Fallo brillare fermo in alto e aspetta, aspetta, aspetta. Buongiorno bambini, buona festa dell'Epifania! Ma che bello essere ancora qui, vi abbiamo fatto una sorpresa. Adesso chiamo subito lo zio Oscar, zio Oscar, zio Oscar. Arrivo, arrivo, carissimo Scooter, ciao, buona festa dell'Epifania anche a te. Bellissimo, abbiamo fatto un'altra sorpresa ai nostri bambini che ci seguono sempre. Eh sì, è bello, io sono molto felice, oggi è l'Epifania. Esatto, Scooter, oggi è Epifania, lo sai cosa vuol dire? No, non lo so, lo spieghi tu? Certo, Epifania è un termine che viene dal greco, vuol dire manifestazione, rivelazione. Ma che bello, bellissimo! E ascolta però e raccontiamo anche la storia adesso di questa Epifania. Ma certo, certo, raccontiamo la storia ai nostri bambini. Ma tu non la sai? Ma sì, la so, l'ho studiata al catechismo, però è bello anche ricordare i nostri bambini. Ma certo, certo, il nostro lavoro è anche questo, raccontare le storie vere e anche le fiabe. Infatti, se tu i bambini avete sentito, all'inizio la nostra regista ha letto una bellissima filastrocca scritta da Roberto Piumini, un grande attore di fiabe per bambini. Allora, dunque, carissimi bambini, raccontiamo subito che cosa è successo il 6 gennaio di tanti, tanti anni fa. Sì, sì, raccontiamolo. C'erano una volta tre re. Abitavano in posti lontani. Non si conoscevano. Uno si chiamava Gaspare ed era un bell'uomo di Saba. Un altro era il re di Babilonia e si chiamava Baldassarre. E l'ultimo, Melchiorre, era il più anziano. Tutti e tre erano appassionati ed esperti di astronomia e osservavano il cielo tutte le notti per studiare la volta celeste. Che cos'è la volta celeste? E Scooter, quando tu alzi la testa la notte, vedi tante stelle che si muovono. Quella è la volta celeste. Che bello! Mi piace guardare le stelle. Sì, sì, è bellissimo guardare le stelle. Andiamo avanti con il nostro racconto. Un giorno apparve in cielo una nuova stella, molto grande e molto luminosa. I tre re sapevano che quel nuovo astro era una cometa e la sua apparizione significava una sola cosa. Stava nascendo da qualche parte nel mondo un re. Cosa vuol dire cometa? Era una stella che aveva la coda. Ah, ma allora se ne vedono anche oggi. Sì, sì, ci sono anche oggi le stelle comete. Si misero tutti e tre in viaggio, decisi a raggiungere il nuovo nato e omaggiarlo con ricchi doni, come si usava fare fra i strovani. Lungo il cammino Gaspare incontrò Baldassarre e Melchiorre e decisero di proseguire il viaggio insieme e seguire la stella cometa. Arrivati nei pressi di Gerusalemme, i tre magi persero di vista la stella cometa. Decisero allora di rivolgersi a Erode, sovrano della città. Senza dubbio lui avrebbe saputo dalle loro notizia della nascita di un nuovo re. Erode rimase indispettito di questa cosa. Non solo non sapeva dell'esistenza di un nuovo re, ma avrebbe voluto rimanere l'unico regnante. Ah, ma che egoista questo Erode! Sì, era un re egoista. Disse ai re magi di non sapere dove fosse nato il nuovo re, ma che una volta trovato lo avvisassero così anche lui potesse andare a omaggiarlo. La stella cometa finalmente riapparve e i tre re magi ripresero il cammino. Arrivarono a Betlemme, dove la stella illuminò una grotta. Dentro, riscaldato dal fiato di un bue e di un asinello e coccolato da sua madre da Maria e da suo padre Giuseppe, c'era Gesù bambino. I tre re capirono subito, nonostante il luogo fosse molto semplice e povero,
che quel bambino era il re dei re. Lo adorarono e gli donarono oro, incenso e mirra, simboli di regalità, divinità ed eternità. Quella notte stessa, prima di ripartire, un angelo apparve loro in sogno. Diceva di non passare da Erode durante il viaggio di ritorno, perché il re non voleva adorare il bambino, ma voleva eliminarlo per restare sovrano assoluto. Eh sì, era proprio cattivo egoista Erode! Così i re magi tornarono ai loro regni facendo una via diversa. Che bellissima storia, ed è una storia vera! Esatto, Scooter, è proprio una storia che è accaduta veramente, eh? E poi, insomma, è importante, ci insegna anche che noi dobbiamo andare ad adorare Gesù Bambino, perché Gesù Bambino è nato per noi, è nato per dimostrare tutto l'amore agli uomini. È vero, sì, hai ragione, zio Oscar, bisogna andare ad adorare Gesù Bambino, è sempre. Esatto, esatto, Scooter, ricordiamo i nostri bambini. Senti, zio Oscar, io ho fatto una cosa per oggi, posso fartela vedere? Ma certo, Scooter, vai pure a prenderla. Ah, ok, allora vado, eh. Arrivo. Vediamo che cosa hai fatto. Ah, sì, hai disegnato una bellissima stella cometa e poi hai disegnato anche delle magie e anche i doni che loro hanno portato. Ma che bellissima idea che hai avuto, Scooter. Allora, sono contenta che ti è piaciuto, zio Oscar. Io l'ho fatto per farla vedere ai bambini. E cosa ne dici se lo mandiamo anche a loro? Ma certo, una bellissima idea, mandiamola anche a loro, così anche loro possono colorarlo e disegnarlo e poi magari ce lo mandano. Beh certo, i bambini lo so che lo fanno, ci vogliono bene e ci seguono sempre con tanto affetto. Hai ragione, Scooter, hai ragione. Senti, allora, buonissima Epifania, carissimo Scooter. Auguriamola anche ai nostri bambini e genitori. Buonissimi genitori e bambini, buona Epifania! Buona Epifania, io sono felicissimo! Sempre felice il nostro Scooter. Allora, e salutiamo anche le nostre suore. Ciao, suore, buona Epifania! E salutiamo anche il nostro Don Giuseppe. Insomma, sono felice anch'io che, insomma, anch'io mi confondo con questi nomi, eh. Eh sì, siamo troppo felici oggi, zio Oscar. E salutiamo Don Giuseppe. Ciao, Don Giuseppe! Buona Epifania! Buon Giuseppe, buon Giuseppe, mi sto impapinando! Don Giuseppe, buona Epifania! Oh, insomma, Scooter, non capisco più niente, sono troppo felice, troppo felice, troppo felice! Buona Epifania a tutti!